I militari, i colonnelli dell'esercito hanno fatto il sopralluogo per rendersi conto dello stato di attuazione del programma di edilizia ospedaliera previsti dal DL34. L'ospedale di Arezzo è uno degli ospedali che ha fatto di più in questo tema. Ricorderete che abbiamo già attivi 9 posti letto di terapia intensiva e altri 9 posti letto di terapia intensiva saranno consegnati a breve. Abbiamo già ampliato i 2 posti letto in più la terapia intensiva precedente. Sono già attivi 16 posti letto di terapia subintensiva al piano terra delle malattie infettive e altri 16 sono in corso, i lavori sono in corso. Abbiamo fatto una parte dei lavori di adeguamento al pronto soccorso, altri ne dovranno venire. Quindi, diciamo, il quadro dell'ospedale d'Arezzo è un quadro assolutamente interessante, tanto che gli ispettori ci hanno fatto i complimenti perché abbiamo attuato gran parte del programma di edilizia ospedaliera che ci era stata assegnata. Ecco il motivo per cui abbiamo avuto la delegazione ministeriale alla presenza dell'assessore. Questa è la situazione. Sì, noi dobbiamo sottolineare intanto che c'è un lavoro, insomma, che anche nei giorni scorsi, se non vado errato, l'azienda ha presentato programmi di investimento importanti per l'ospedale di Arezzo. Questo è un altro tassello importante perché è nato nella fase più acuta della pandemia, sono state messe risorse straordinarie a disposizione, gran parte di queste risorse hanno già prodotto risultati tangibili, insomma sono stati aperti nuovi posti letto di terapia intensiva, nuovi posti letto subintensivi, sono previsti nuovi interventi e la cosa importante è che questi interventi non solo sono funzionali in questo momento, diciamo, sono stati funzionali soprattutto nei mesi scorsi, perché in questo momento, ci diceva la dottoressa prima, siamo a un ricoverato in terapia intensiva, 5-6 nei reparti ordinari, ma nei mesi scorsi hanno contribuito a dare risposte importanti ai bisogni di ricovero di pazienti Covid. Ma la cosa che va evidenziata oltre a ciò è che questo rimane un patrimonio che viene proiettato nel futuro, che rimarrà a disposizione della struttura ospedaliera, della comunità. E quindi ecco, io ci terrei a ringraziare, diciamo, il direttore D'Urso, tutti i suoi collaboratori, perché insomma, anche i rappresentanti della struttura commissariale che hanno lasciato da poco l'ospedale d'Arezzo hanno apprezzato, diciamo, il lavoro che è stato svolto, anche la rapidità di uso dell'utilizzo di queste risorse e le nuove strutture che sono state messe a disposizione, per cui bisogna andare avanti, diciamo, su questa strada attrezzandoci anche per affrontare le sfide che ad esempio il PNRR ci porrà per i prossimi mesi e per i prossimi anni.